Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su LBX Little Butler's Experience. Siamo nel terzo episodio, continuiamo ovviamente la nostra avventura. Come ci dice la guida, ci serve un'armatura EXO per il nostro AX00. Ehi Ivan, iniziamo subito. Gabe o Gabe, tutto bene? Puoi giurarci, ho appena finito di personalizzare il mio bulldoze, volevo mostrarlo a qualcuno. Sembra il solito Sandrone di turno. Fantastico, posso vederlo? Eccolo, rifatti gli occhi. Vediamo. Ah, ok, è un cingolato. Puoi dirlo, Van, sai una cosa? La sua velocità di... Velocità triplicata per un bulldoze, mi immagino. Darà del filo da torcere anche all'LBX di Emi. Che invece ha come qualità quella della velocità, immagino. Eh? Aspetta, ma quello è un LBX, quindi un'ora ne hai uno anche tu. Sì, più o meno. Sì. Dillo, sì, non più o meno. Sì, ne ho proprio uno ed è anche fighissimo. Ah, dobbiamo combattere subito. Aspetta un attimo. Che c'è, non dirmi che hai paura di rovinarlo in battaglia? No, non è per quello. E allora che problema c'è? Forza! Vuoi combattere qui? Niente paura, sono preparato. Ehi, ma quello è un Kubo Ring? Fantastico! Niente male, vero? Vuoi provare a lanciarlo? Posso? Sì, certo, tieni. Beh, lui lo può lanciare quante volte vuole, quindi ci sta. Wow, non ci credo, ho sempre desiderato farlo. Ragazzi, pronti per vedere questo Kubo Ring in azione? Wow! No, vabbè, sarebbe fighissima una cosa di questa se esistesse veramente. Pure gli alberi, vabbè. Ok, si comincia! Ancora non abbiamo nessuna armatura, quindi direi che dobbiamo scendere in campo così come siamo. Giochiamo secondo il regolamento di strada, significa che il primo che manda a terra l'avversario vince. Potremmo usare il regolamento di combattimenti senza limiti, ma così rovineresti il tuo LBX nuovo di Zecca. Va bene, ci sta. Non possiamo ancora personalizzarlo, lui è tutto super mega corazzato, quindi siamo un po' in svantaggio. Ma va bene, ragazzi, mi raccomando, tantissimi pollicioni in su per supportare questa serie che... me la stavate chiedendo davvero da tanto. Ok, devo ricordarmi com'è che si gioca. Oh yes. No. Yeah, becca di questo. Yeah, no. Ah no, non dirmi che... ok. Allora. Yeah, becca di questo. Oh yes. Perfetto. Via. Ah no, mani nude no. Vero. Wow, wow. Ma mi stavo parando. Via, via. Wow. Vai così. Vai così. Wow, 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 non mi pigli. Ok. Aspetta, perché abbiamo la tensione un po' bassa. Aia. Forse non mi conviene più evitarlo piuttosto che pararmi. Yeah, becca di questo. Proviamo con l'attacco speciale. Attacco speciale, vai. Vai. Attacco saettante. Era saettante, giusto? Ero un po' distratto perché anche lui mi stava facendo tanto male, però ce l'abbiamo fatta. Hai vinto. Alright. Bulldoze. Ah, ok, abbiamo anche ottenuto un pezzo del bulldoze. Il cingolato, perché era proprio il pezzo inferiore. Ottimo. Mi dispiace. Per un soffio. È vero, per un soffio. Ricambi di bulldoze. Ah, quindi sono queste le parti sfuse, giusto? Esatto, tu sì che ne sai, Van. Non tutti sono a conoscenza delle parti sfuse. L'ho letto sul giornalino LBX. Questo però è stato il mio primo combattimento di strada, perciò non le avevo mai viste dal vivo. Anche la manutenzione di un LBX è estremamente importante, soprattutto dopo una battaglia. Ogni volta che usi un LBX in battaglia, una parte della sua barra di manutenzione si esaurisce. Se ne hai a disposizione puoi usare l'olio per riempire di nuovo la barra di manutenzione del tuo LBX. Spero di averne e spero che non sia complicato procurarselo. Seleziona manutenzione dal menu principale o dal menu personalizza per riempire la barra. Se la barra di manutenzione è vuota, i ricambi equipaggiati otterranno punti armatura più lentamente. Attenzione! Ah, ok, va bene. Dovrò incrementare ancora la velocità di inseguimento del mio bulldoze. Corro subito a scuola per lavorare. Ah no, per studiare, no, per lavorare ai robottini. Bravo. È così che ti costruisci un futuro. Bravo. Ok, io vado al negozio del maestro Navarro. Anche perché voglio l'armatura Achilles. Allora, nuovo elemento è stato aggiunto al menu principale, che sarà la manutenzione.
Eccola qui, quindi vediamo la manutenzione, posso riparare l'LBX, questa cosa l'abbiamo appena letta, va bene. La sconfitta causerà un guasto al tuo LBX quando nella battaglia è consentita la distruzione, ok. Quando un LBX subisce un guasto la barra di manutenzione arriverà a zero subito, aia. Ok, LBX principali, anche perché è l'unico. Ok, pensavo di doverlo scegliere io, abbiamo utilizzato l'olio, vabbè, ok. Allora, andiamo di qua. Qua sotto vedo in realtà che c'è qualcosa. Può essere che vuole fare una sfida. Combattiamo. Facciamo un'altra sfida. Metti capo il nemico 3 volte. Sfida cana. Cercherò di batterlo il più velocemente possibile. In questo caso, bello questo, città nuova. Ok, iniziamo battaglia, vai. Ok, la nostra prima sfida amichevole, diciamo. Comunque una sfida non richiesta dal gioco. Ma che volevo fare per allenarmi un po' anche insieme a voi. Non so se mi conviene. Aia. Vieni qua. Proprio nell'acqua dobbiamo andare. Ok, vieni qua. Ah, te ne vai, eh. Wow. Tensione assente, ma lui è andato che io, quindi. Ok, perfetto. Devo comprare dei pezzi di ricambio un po' diversi. Eh sì, ho capito che puoi cambiare le carte in tavola, anche perché... forse è meglio non farmi attaccare da lontano, perché sembra abbastanza forte lui. Wow, 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 via, via, via. Ok. Mega proiettile, meno male che l'abbiamo evitato. Non male lui, non male. Tiè, tu se rimani a terra... Ah, non mi conveniva. Ok, mi sto parando, ma... Ho poca vita. No, 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 no. Ok. Ho pochissima vita. Perfetto. Ok, avrei altre... 3 scorte. Cosa c'è qui? Via qua. Ok. Wow. Andiamo. No. No. Ok. Via. Non voglio perdere. No. Aia. Stiamo per perdere in realtà. Cioè, 1 su 3 in realtà. Quindi abbiamo ancora un po' di roba da poter fare. Ah, ecco, ci ha atterrati. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Come hai usato? Però è bello questa... Aia! Mi ha fatto malissimo. Dove scappi? Dove scappi? Posso fare l'attacco speciale? Vai, fai l'attacco speciale. Attacco saettante, perfetto. Oh, yes, abbiamo vinto. Bene. Ok, non male comunque come gameplay. Non male come gameplay, come combattimento intendo ovviamente. La barra di manutenzione è ancora molto alta. Infatti prima probabilmente abbiamo un po' sprecato l'olio, ma abbiamo ottenuto niente. Ottimo, niente. Siamo fortunati, eh. Ok. Devi esercitarti di più. Magari la prossima volta mi dai qualcosa. Nella mappa ci sono dei puntini arancioni che dovrebbero essere le possibili sfide. Ok, infatti qui ne abbiamo 2. Ah, possiamo sfidare sia il babbo che il figlio, va bene. Allora, io direi di andare avanti, abbiamo già fatto un'amichevole, poi il resto le faccio io off camera. Volevo semplicemente provare insieme a voi, anche perché io penso che andando avanti, negozi giusto, andando avanti dovremmo affrontare sicuramente un sacco di gente, quindi ci facciamo le lotte più interessanti insieme. Allora, bakery, e qui abbiamo Navarro, andiamo, siamo arrivati. Siamo arrivati nel negozio del maestro. Ehi là. That was easier than Tank thought it would be. Yeah, almost too easy. Non mi sembrano. Non mi sembrano dei tipi molto affidabili. Esatto. There's no time to stand around. Chissà cosa volevano quei tizi. Ehi, Sadie! Sei in anticipo oggi. Buongiorno a tutti. Ciao, Amy. Ah, ci sono tutti, bene. Ah, sì, vuole fare una lotta. Ah, no, in realtà è vero. Prima dobbiamo prendere Achilles. Ah, giusto, mostra il nuovo LBX. Wow, finalmente hai comprato un LBX. Beh, io non l'ho proprio... È davvero fantastico. Sono contenta che tua madre ti abbia dato il permesso. Ecco... Ah, vabbè, non avete capito niente di tutto quello che è successo, però ci sta, una cosa un po' strana. Posso dare un'occhiata? Che strano, non avevo mai visto un LBX del genere prima d'ora. Anche lei non l'ha mai visto, wow. Chi è il fabbricante? Non c'è scritto? Non mi sembra.
AX00. Mai sentito nominare. Se si tratta di un nuovo supporto scheletrico, non ne sapevo nulla. Peccato, speravo proprio che ne sapesse qualcosa. Dove l'hai comprato, Van? Me l'ha dato una donna sul lungo fiume. Così. Sì, è vero. Fammi capire, stai dicendo che una donna è apparsa dal nulla e ti ha dato queste LBX? Sì. Ok, non so se adesso gli racconto tutta la storia. Probabilmente sì. Capisco. Insomma, maestro, cosa pensa che dovrei fare? Beh, se quella donna ha dato queste LBX proprio a te... Tienitelo. Sì, per ora credo che tu debba prendertene cura. D'accordo, farò così. A partire da oggi, lui sarà il mio LBX. Ok, per festeggiare il tuo primo LBX, ho intenzione di regalarti la nuova armatura EXO che ho ricevuto ieri. Ce la regala, figo. Vuoi dire quella di Achilles, davvero? Sì. Che bello, gli LBX non hanno un bell'aspetto soltanto con il rivestimento corazzato. In realtà è nostro dire che se la cava. Cisto, sedi, mi porteresti l'armatura di Achilles? Veramente l'abbiamo già venduta. No! Ma come? Sono arrivato tardi, eh? Ah, mi dispiace, Van. Ehi, questa carta prepagata è falsa. Eh? Cosa? Beh, sì, sembra abbastanza falsa. Ma insomma, è evidente che questa carta prepagata è falsa. Non ci credo. Ci sono anche i cuoricini. Non ci credo. Sedi, non vorrei infierire, ma è abbastanza chiaro. Mi dispiace. Era presto, era ancora mezzo addormentata. Quindi l'armatura è stata rubata. Accidenti, che aspetto aveva il ladro? Veramente era un gruppo di quattro... Quei ragazzi di prima, lo sapevo. Forse erano proprio quelli che ho incontrato mentre venivo qui. Oh sì, uno di loro si chiamava Hans, se non ricordo male. Hans, sei sicura? Aspetta, tu lo conosci? È uno studente di terza, lo conoscono quasi tutti a scuola. Ho sentito dire che è il capo di una banda. Una banda? Pensavo che le bande di teppisti non esistessero più da un pezzo. Va bene, riporterò qui quell'armatura. E poi lei mi regalerà Achilles, vero? Te la riporto così tu me la puoi regalare, va bene, ok. Vabbè, non me ne faccio niente della carta prepagata falsa. Perfetto, possiamo andare. Aspetta un secondo, Van. Sì? Da come parlavano, mi è sembrato che quei ragazzi se la cavassero con gli LBX. Se schiererai il tuo LBX contro di loro solo con un rivestimento corazzato, lo ridurranno a pezzetti. Prendi il minimo che possa fare per scusarmi, usa questo ricambio per personalizzare il tuo robot. Oh, finalmente, era quello che volevo, una pistola automatica. Kit officina S, probabilmente per ripararlo nel caso in cui si dovesse rompere. Con questo puoi attaccare anche a distanza. Yes. Ok, proviamola. Va bene, ci sto. In realtà io volevo prima provarla, la pistola. Magari devo anche equipaggiare... Esatto. Ok, puoi equipaggiare due set di armi diversi, A e B, dai ricambi LBX del menu personalizza. Inoltre puoi associare strumenti come il kit officina S ai pulsanti che preferisci. Ah, officina perché durante il combattimento... Ok. Ok, durante il combattimento posso anche utilizzare il kit officina. Allora, strumenti da combattimento. Ok. Riparazione, supporto, attacco. Vai. Numero di strumenti che puoi avere con te varia a seconda dell'oggetto. Assegna pulsante. Va bene. Ok. Va bene. Ok, qui ho il kit officina. S. Per adesso però non lo utilizzerei contro di lei, lo utilizzerei dopo. Invece volevo vedere se potevo utilizzare... Esatto, le armi. Con l'icona armi. Puoi equipaggiare due armi, A e B. Scegli quelle che preferisci. Vai. Allora, sbarra d'acciaio, non mani nude, ma andiamo a mettere la pistola automatica. Perfetto. Ci siamo? Perfetto, sbarra d'acciaio e pistola automatica. Ce le ho tutte e due. Era quello che volevo fare. Possiamo andare. Così posso attaccare anche dalla distanza. Iniziamo la battaglia. Vanna, ricordi di equipaggiare anche il kit officina S. Ah, lo devo fare per forza. Perfetto, personalizza. Strumenti da combattimento. Kit officina S. E lo mettiamo... Va bene. No, non è... Vabbè, equipaggio 5, assegno. Ok. Possiamo iniziare adesso? Inizia battaglia. Sì, possiamo iniziare. Direi che possiamo iniziare...
Questa lotta... Ah, ok, posso premere X per gli strumenti da combattimento. Bene. Puoi usare questo, puoi usare... Ah, ok, perfetto. Pistola automatica, ottimo. Vamos. Guarda come sparo anche dalla distanza. Bam. 39, not bad. Però lei 48. Posso sparare? 40, vai. Tutto dalla distanza questa volta. Ok. Mi dispiace, ma adesso che posso ti attacco pure dalla distanza. Ok, rialzati, su. No. Non credo proprio. Bam. Vai così. E adesso vado anche da ravvicinato. No, no. Sbarra d'acciaio, vai. Vieni qua. Vai così, perfetto. Vieni qua. Dove scappi? Ok, siamo a due. E manca adesso l'ultimo. Manca l'ultimo. Rialzati. Wow, ci siamo attaccati contemporaneamente probabilmente. Vieni qua. No. Mi ha bloccato. E mi ha tolto l'attacco? Oh no. Aia, mi sta colpendo un sacco di volte. Provo a mettermi qua. Vieni qua. Devo distruggere tutto. Ok, preso. Manca poco. Lo finisco con la pistola. Vieni qua. Yeah. Ah, posso anche ricaricare. Devo anche ricaricare, ok. Ma abbiamo vinto. Ok, ok. Ci sta, sto pian piano capendo come utilizzare il nostro LBX. Non abbiamo ottenuto niente, va bene lo stesso. Però pian piano stiamo capendo un po' come lottare. Ah no, ho perso, allora sei veramente bravo, Evan. Complimenti ragazzi, è stata una battaglia entusiasmante. Era molto veloce il suo LBX comunque. Se vuoi saperne di più su come personalizzare il tuo LBX, dai un'occhiata al banco. Lì potrai leggere tutti i vecchi numeri del giornalino LBX se ne hai bisogno. C'è tutto. Ottimo. Bene, Van, scambiamoci i contatti del nostro pilota LBX, così potremo comunicare in caso di necessità. Ok, perché il pilota LBX è una specie di telefono. Ora puoi usare la casella di posta del pilota LBX dal menu principale. È tardissimo, andiamo. Sarà meglio partire con un po' di anticipo, altrimenti entrare di nuovo nella classe sbagliata per la fretta. È davvero sbagliato classe, Van? Te lo ricordo giusto per sicurezza. Le prime sono al secondo piano, ok? Secondo piano. Andiamo. Ah, ok, mi si è unita al gruppo. Allora ci potevi fare strada tu. La scuola media West Pacifica è stata aggiunta alla mappa di Pacifica. Che facciamo? Andiamo un po' verso la scuola? Ora puoi fare acquisti da modellismo Navarro. Battaglie, chiama e sfida, va bene. Va bene, va bene. Posso leggere il giornalino LBX, ottimo. Posso fare un bel po' di cose nuove. Posta in arrivo, nuovo contatto di rubrica. Vabbè. Quanta roba. Vediamo che cosa c'è da comprare qui. Vuoi comprare qualcosa? Accettiamo anche le tue medaglie, va bene. Vediamo. Che oggetti sono arrivati? Compra. Ricambi, strumenti e arma. Allora, ricambi c'è torsi, teste, gambe, set. Braccia destra e braccia sinistra. Ok. La sinistra invece che cosa c'è? Sono le cose che abbiamo noi adesso? C'è il set trooper. Vabbè, ma qua c'è un sacco di roba da dover... controllare. Io ho 3000 crediti. E cioè questo qui costa anzi 3000 crediti. Io direi che per adesso mi tengo quello che ho. Magari mi potete anche consigliare se comprare qualcosa oppure no. Così. Anche se io vorrei Achilles. Però non credo che sarà facile ottenerlo. Comunque andiamo verso la scuola. La scuola già stavo sbagliando, è dall'altro lato. Quindi voi mi ricordate. Cioè Amy mi ha ricordato che era al secondo piano. Io non sapevo nemmeno dove fosse la scuola. Eccola lì, vai. Vai. Chissà se hanno un club di calcio. Direi che è abbastanza simile alla Raymond. Forza, se non ci sbrighiamo saremo in ritardo per la lezione. Andiamo, no problem. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci facciamo un'ultima lotta per poi staccare? Beh, direi di sì, dai. Ci facciamo una lotta contro di lei, finalmente. Addirittura, ci stavo osservando. Sfida Yvonne, uno contro uno, metti che io l'avversario, perfetto. Iniziamo la battaglia? Sì, un'altra Kunoichi, quindi un altro combattente molto veloce, dobbiamo stare attenti. Ball start! Mettiamoci subito con la pistola perché siamo un po' lontani, vediamo se riesco a colpire da qua. No.
Ok. No. Wow. Ok, colpita. Andiamo con la sbarra. Io mi ero parato però. Non va. Ah, ok, vai. Continua così. No, gli ho dato un ultimo colpo. Ah, ecco perché. Attacco indebolito. Ho capito. Aia. Aia, ha fatto malissimo. No, mi ha distrutto. Allora, io... Ecco, non voglio perdere, esatto, l'ha detto anche lui. Però, questo qui ha un attacco davvero micidiale. Ok, questa volta ti ho colpito. Vediamo se riesco a colpirti più volte, via. È velocissimo e il suo attacco è molto potente. Ok. Vedete, mi colpisce una volta, mi fa non so quanto. Oh, benissimo così. Dovevo semplicemente continuare ad attaccare senza dargli tregua, perché avevo un attacco terrificante e una difesa un po' bassina, forse. Chi lo sa. Mega proiettile. Wow. Ok. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. Allora. Ragazzi, direi... Sì, combattiamo un'altra volta, non adesso. Direi che entriamo a scuola nel prossimo episodio. Abbiamo fatto abbastanza per oggi. Direi che ci possiamo salutare e dare appuntamento alla prossima. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ho fatto un paio di lotte in più per cercare di capire i meccanismi di questo gameplay. Nei prossimi episodi andrò più avanti nella storia e le lotte le faccio off camera, tranquilli. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su, iscrivetevi al canale. In descrizione trovate il link per i miei social. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!